Volevo dare atto alla Regione Umbria che ha saputo immediatamente comprendere che c'erano territori limitrofi colpiti in maniera devastante, e quindi anche nelle interlocuzioni iniziali che abbiamo avuto ho avuto subito la sensazione che la Regione dicesse: occupatevi principalmente di chi ha perso vite umane e poi parleremo delle problematiche sul nostro territorio. Questo è un segno di grande maturità istituzionale, di grande serietà, e credo che vada sottolineato. E la Regione Umbria, parlando, come avete visto anche nella riunione di oggi, erano presenti tutte le strutture operative, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, volontariato, i sindaci, il prefetto, il presidente della regione, quindi quando si vedono le istituzioni insieme significa che la macchina sta andando. È ovvio, come ogni attività, ci sono delle criticità, alcune delle quali si possono più facilmente superare, altre creano un po' più di difficoltà, però l'importante è metterle in fila, ragionarci insieme e poi cercare di spiegare. L'Umbria è un territorio che periodicamente è colpito, però è anche vero che è un territorio che ha anche saputo apprendere forse una parte di lezione, e anche questo è una cosa che non sempre si trova. Fa notizia la tenuta dell'edificato nuovo in queste zone, è un colpo di fortuna o che? No, l'edificato non è frutto della fortuna, ma di un grande e importante lavoro sulle modalità e le tecniche di costruzione. Sicuramente le tecniche di costruzione successive alla ricostruzione del 79, dopo il famoso e tragico sisma della Valnerina di allora, e poi dopo quelle del 97 con tecniche ancora più moderne, ha fatto sì che gli edifici svolgessero la funzione per cui sono stati pensati, cioè quella di resistere a prove sismiche molto dure e molto difficili come è stata quella dell'altra notte. E edifici che sono lesionati ma che non collassano e quindi proteggono di fatto le vite umane. Danneggiati sì, ma persone protette. Possiamo dire che sotto questo profilo la ricostruzione umbra, quindi dopo tante polemiche e tante discussioni, ma anche tanti riconoscimenti, si presenta sempre più come un caso di studio per un modello nazionale di lavoro sulla protezione civile? Sì, il fatto che abbiamo messo insieme tante competenze tecniche e anche abbiamo avuto il coraggio di immaginare una ricostruzione che non fosse dei singoli edifici danneggiati, ma integrata, come si dice, nei centri storici, i beni culturali, quindi non solo un adeguamento alla normativa sismica, ma un miglioramento, quindi un maggior grado di resistenza alla prova del terremoto con le soluzioni tecniche che gli esperti ci hanno dato, ha fatto sì che di fronte ad una prova così difficile la differenza fondamentale è che le vite umane sono salve.